Buonasera. Buonasera a tutte e tutti, benvenuti a questa ultima conferenza, lezione, incontro sul cinema. E vi anticipo già, faremo un trailer, visto che siamo in tema, che prima di tutto volevo dirvi che queste lezioni, come avevamo anticipato, stanno apparendo sul canale YouTube dell'Ateneo Veneto. Sono già online le prime due, quella del professor Ghigi e la mia, e le altre seguiranno successivamente. E diciamo che complessivamente siamo stati contenti dell'esito e anche della rispondenza, anche di un pubblico giovane, cosa che in questa città non è mai così scontata. E quindi lo rifaremo l'anno prossimo, vediamo se lo rifacciamo per generi o per epoche come quest'anno, ma insomma, più o meno in questa, nell'autunno del 24 replicheremo. Ma intanto pensiamo a concludere, e concluderemo degnamente, con il professor Marco Dalla Gassa, che è associato di Storia del Cinema a Ca' Foscari, ed è uno specialista del cinema del sud-est, middle-west, insomma, del cinema che va dall'Afghanistan in poi, del cinema asiatico in generale, ma con lui abbiamo messo a fuoco questo titolo un po' più ampio e composito sulla scoperta del cinema in genere asiatico nel secondo dopoguerra, perché il ruolo della Mostra del Cinema, come vedrete, negli anni 50 è stato fondamentale. Quindi vedrete che il cinema orientale non è sempre così orientale, e vedrete anche che certamente ha una sua identità, ma quello che noi poi abbiamo conosciuto e che oggi forse conosciamo, ci sono molteplici influssi reciproci di cinematografie. E quindi lascio volentieri la parola a Marco Dalla Gassa, e per tutto quello che ci siamo detti, grazie e a presto. Grazie a Michele Gottardi, grazie all'Ateneo Veneto, grazie a voi che siete numerose e numerosi ad ascoltare una lezione un po' strana di storia del cinema. Come ha detto giustamente Michele, io mi occupo, allora ho iniziato occupandomi di cinema iraniano, poi mi sono spostato verso l'Asia estrema, quindi Cina e Giappone, poi mi sono accorto che diventava complicato, senza conoscere la lingua, fare tutta una serie di ricerche. E dunque ho cercato un po' di riadattare le mie competenze, le mie conoscenze, occupandomi di orientalismo ed esotismo, cioè come il cinema, ma non solo il cinema, anche le categorie culturali attraverso i discorsi critici, informano, cioè danno forma a un'idea di Oriente, un'idea di Asia, un'idea di Giappone, di Cina o quello che è, nei nostri, nei nostri alvei, nei nostri orticelli, quindi nel cinema italiano, nel cinema europeo. E per ultimo, per varie altre vicende, ho iniziato a occuparmi da qualche anno di storia dei festival cinematografici, per ragioni abbastanza esplicite, visto che siamo nella città del più grande o di uno dei due più grandi festival del cinema, ma anche perché in realtà nell'ambito degli studi accademici la storia dei festival paradossalmente non è mai stata così completamente, riconosciuta, almeno per molti anni. Noi avevamo qui a Venezia un corso di
di storia dei festival, ma eravamo veramente una mosca bianca al TARS, al DUTARS qualche anno fa. Piano piano le comunità di accademici si stanno un po' risvegliando e dunque anche grazie a un po' di colleghi che lavorano in un network di ricerca stiamo portando avanti qualche ricerca o qualche ulteriore riflessione attorno alle funzioni e ai ruoli di questo dispositivo strano che è un festival cinematografico, che in parte è una roba cinematografica, ma in parte, visto che esiste anche il festival della porchetta o il festival della, non lo so, della letteratura o delle idee, per citare un festival caro a, diciamo, ai nostri amministratori, c'è proprio dentro questo dispositivo, c'è questa idea, no? Come dire, un meccanismo culturale che vale la pena ogni tanto squadernare, ogni tanto rielaborare. Dunque ho messo insieme un po' tutte queste robe qua nella lezione di oggi, in un'ora cercherò di farvi sia un po' di storia di cinema asiatico, sia un po' di storia di orientalismo, di sguardi diciamo indirizzati, tendenziosi che sono stati fatti sui film e sulle cinematografie asiatiche dai critici e dalle selezionatori, dai curatori europei o italiani, e insieme ne approfitto anche per fare un po' di storia dei festival, o storia della mostra del cinema, anche se naturalmente in un lasso molto, molto limitato e molto particolare, che è quello relativo appunto alla selezione di film asiatici. Dovete sapere che la mostra del cinema è sempre stata, come dire, molto attenta, no? Alle cinematografie che andavano oltre quelle più classiche europee, quelle, o statunitensi, diciamo, quelle a cui noi siamo un po' più abituati. Fin dalle prime edizioni, per esempio, il cinema giapponese è presente nell'ambito delle selezioni della mostra del cinema del periodo fascista, quindi dal 32 al 42, contando male, c'è qualche edizione salta nel mezzo, per varie ragioni. Intanto perché gli italiani e i giapponesi, come dire, erano amici in quel periodo, alleati anche economicamente e politicamente, e in parte perché comunque la cinematografia giapponese, per quanto del tutto sconosciuta alla maggior parte degli spettatori e anche dei critici cinematografici, era comunque una delle cinematografie più ricche, produttivamente più solide, che c'erano negli anni 30. Quindi qui potete vedere alcuni titoli che sono stati selezionati nel corso delle edizioni, titoli sconosciuti che non ha visto nessuno perché non hanno poi più avuto una storicizzazione. Nessuno se ne è mai più occupato, non li hanno inseriti nelle storie del cinema, non ci sono delle monografie o ci sono delle retrospettive dedicate a Sasaki Keisuke oppure a Abe Yutaka, anche perché non sono dei registi così significativi, ma questa è una mia opinione. E così come per il cinema giapponese, anche il cinema indiano negli anni 30, sempre per le stesse ragioni, era comunque ospitato all'interno della mostra del cinema. Io qui vi ho messo soltanto i film, diciamo, asiatici, ma negli anni 30 c'erano anche film egiziani, brasiliani, argentini, dell'Uruguay, del Sudafrica. Quindi la mostra del cinema è vero che si concentrava prevalentemente dentro gli alvei, diciamo, delle cinematografie più consolidate, i premi generalmente andavano assegnati ai film italiani, tedeschi, qualche francese ogni tanto, ma poco per volta sempre di meno, però anche, come dire, anche per l'idea, no, che il festival dovesse essere internazionale, mostra d'arte internazionale si chiamava, o addirittura esposizione all'inizio, l'idea appunto che ci fossero delle cinematografie altre, lontane, che entrassero nella programmazione del Festival Cinematografico di Venezia, che all'epoca era l'unico. Negli anni 30 c'era solo Venezia, c'è stata un'edizione a Mosca, ma poi Cannes arriverà dopo, nel secondo dopoguerra, quindi in questo momento ragioniamo in un regime di monopolio festivaliero almeno. La dimensione, diciamo, internazionale, ma anche la dimensione tra virgolette esotica che la mostra del cinema aveva, era ben presente, sebbene appunto in piccoli alvei, in piccoli angoli della programmazione. Per esempio, io non lo conosco,
Però addirittura questo regista indiano che si chiama Rajaram Venkudre Shantaram, non so pronunciarlo, addirittura si vede selezionato tre o quattro produzioni sue, quasi fosse, non so, un Lynch o un Kubrick, nelle edizioni degli anni 30 della Mostra del Cinema di Venezia, no? Quasi un'idea monografica nella selezione. Probabilmente c'erano delle ragioni di carattere geopolitico, perché voi sapete che all'inizio nella Mostra del Cinema la selezione dei film non era assegnata, non era di competenza del direttore, ma era di competenza delle associazioni dei produttori delle varie cinematografie che erano consorziate e che segnalavano ai direttori alcuni titoli, o in alcuni casi solo un titolo, e quindi un po' come nei Giochi Senza Frontiere, un po' come anche nella Biennale d'Arte, no? Dove ci sono i padiglioni inglese, coreano, giapponese, russo e quant'altro, i singoli padiglioni, diciamo così, erano referenti e responsabili della selezione propria, dei propri film, e quindi probabilmente in India avevano particolare interesse a vendere, tra virgolette, o a promuovere la produzione cinematografica di questo regista. Poi però succede una cosa particolarmente, come dire, intensa, una cosa molto molto intensa, che è il Leone d'Oro al film che immagino già conosciate, già abbiate sentito nominare, almeno i meno giovani di noi, che è Rashomon di Kurosawa Akira. Rashomon di Kurosawa Akira nel 1951 vince il Leone d'Oro per alla Mostra del Cinema di Venezia. Questo è, che vedete, il manifesto originale del film. Osservatelo, perché non lo riconoscereste. Cioè, guardando soltanto la locandina, il poster, probabilmente molti di voi non avrebbero saputo riconoscere quello che invece è un film che ha una sua iconografia e un suo immaginario ben preciso, su cui adesso poi più avanti torneremo rapidamente. Questo perché? Perché nel 50, quando viene realizzato il film, e questa è una locandina del 50, il film aveva come obiettivo quello di conquistare le platee e il pubblico giapponese. E non era stato in alcun modo previsto che venisse selezionato dall'Associazione dei produttori giapponesi come rappresentante del Giappone per quell'edizione, cioè l'edizione del 51. Quando nel 51 Kurosawa viene premiato, cioè a settembre, i primi giorni di settembre del 51, riceve un telegramma, no, di congratulazione, di complimenti per il grande premio ottenuto a Venezia, Kurosawa non sapeva nemmeno che il suo film era stato selezionato alla Mostra del Cinema. Questo per dirvi come cambiano i tempi. Adesso ci sono i registi, ci sono gli attori, c'è tutto un meccanismo promozionale che prevede la fisicità, no, quasi dell'autore. All'epoca tutta questa dimensione invece era molto meno presente. La cosa interessante di Rashomon è che inizia un percorso molto simile a quello che adesso fanno i film che vengono premiati alla Mostra del Cinema di Venezia, da La La Land agli altri film premiati negli ultimi anni. Cioè, vengono premiati a Venezia, poi iniziano un ciclo di proiezioni, di distribuzioni e di premi e di riconoscimenti che li porta a ottenere poi il riconoscimento più, forse non più prestigioso, ma certamente quello più remunerativo, che è l'Oscar, cioè il premio appunto americano. Ed è la stessa cosa che succede a Kurosawa, che vince nel 52 appunto il film straniero più straordinario proiettato negli Stati Uniti. Questo era il titolo del miglior film straniero all'inizio, nella traduzione in italiano ovviamente. Quindi succede qualcosa di molto interessante, cioè da un momento in cui le cinematografie asiatiche, in modo particolare quella giapponese e ancora di più le altre, non erano pressoché conosciute da alcun spettatore europeo e italiano, e molto scarsamente conosciuti dai critici cinematografici, perché i critici cinematografici che negli anni 50 andavano alla Mostra del Cinema non è detto che fossero gli stessi che andavano negli anni 30, per ragioni sia
politiche che anagrafiche. Dunque, quando nel 1951 questo film viene riconosciuto come il più bel film della Mostra del Cinema, si innescano tutta una serie di eventi, di situazioni, di processi, di discorsi che sono molto, molto interessanti, indipendentemente dalla qualità e dalla bellezza che è indubbia del film di Kurosawa, su cui tra l'altro torneremo. Cosa succede? Succede, per esempio, che i film giapponesi improvvisamente vengono premiati, non solo vengono selezionati, ma vengono anche riconosciuti come prodotti di valore. Ad esempio, Vita di Oharu, Donna galante, di Mizoguchi Kenji, vince l'anno dopo il premio internazionale. Qui c'è una serie di animazioni che partono, ma vabbè, non importa. I racconti della luna pallida di agosto, sempre di Mizoguchi Kenji, vince il Leone d'argento nel 1953. L'intendente Sancho, sempre di Mizoguchi Kenji, vince il Leone d'argento nel 1954. Un altro film di Kurosawa, altrettanto, forse ancora più bello, di Rashomon, nel 1954, vince il Leone d'argento a pari merito con Mizoguchi, cioè i sette samurai. E infine, anzi ce ne sono ancora due, nel 1958 l'arpa birmana di Ichikawa Kon vince il premio San Giorgio e infine l'uomo del Risho di Inagaki Hiroshi vince il Leone d'oro. Per cui praticamente nel giro di 7-8 anni, e non ho inserito tutti i film selezionati, ovviamente asiatici, di quegli anni, ho solo selezionato i premi importanti, ottengono, come dire, un riconoscimento straordinario. Quindi significa che dalla quasi assoluta, diciamo, ignoranza, passatemi il termine, elementi di insondabilità che nelle quali vagolava, no, il cinema giapponese, diventa all'improvviso una delle cinematografie più in voga, più di tendenza degli anni 50. E questo per merito non solo di Venezia, perché anche altri premi vengono assegnati in altri festival che iniziano nel frattempo a nascere e a crescere, Cannes ma non solo, ma soprattutto di Venezia. E devo dire, adesso non vi posso, come dire, raccontare tutti, diciamo, tutte le recensioni critiche, tutti i discorsi, i reportage che ci sono, ma molto spesso, quando si parla di cinema asiatico, e succede tuttora, la dimensione di Venezia come porta di Oriente, quindi con una tradizione di commerci con l'Oriente che arriva da Marco Polo, il cui prossimo anno festeggeremo, se non ricordo male, i 700 anni dalla morte fino a oggi, l'idea che questa città, quindi non solo il festival, ma questa città sia una porta che fa entrare tutta una serie di oggetti culturali ma anche economici che poi invaderanno, tra virgolette, o occuperanno, o conquisteranno almeno in parte i mercati e gli immaginari dell'Occidente o dell'Europa, ecco, questa dimensione crea un trade union, una liaison molto forte, che probabilmente, culturalmente parlando, non è per nulla casuale. Altro aspetto, adesso non posso approfondirlo troppo, perché sennò poi mi perdo e non arrivo alla fine del nostro discorso, tutti questi film che voi vedete, tranne L'uomo del Risho, sono film e l'arpa birmana, anche se l'arpa birmana è comunque ambientato in uno spazio, diciamo, atemporale, fuori dalla storia per certi versi, almeno in una parte del film. Tutti questi film sono ambientati nel passato del Giappone, cioè sono chiamati Jidai Geki, in termine, spero di averlo pronunciato bene in giapponese, cioè film di ambientazione storica. Questo perché? Perché i giapponesi facevano film solo di ambientazione storica? No. Negli stessi anni, per esempio, Ozuya Shujiro, che forse conoscete perché nel frattempo è diventato un grande maestro della storia del cinema, faceva i suoi film più belli, Tarda Primavera, Viaggio a Tokyo e quant'altro, che però non erano selezionati dai festival occidentali e quindi nessuno, almeno in Italia, almeno in Europa, li conosceva. Viceversa, il fatto di ambientare i film nel passato garantiva una certa simpatia
da parte dei selezionatori e da parte del pubblico europeo, tanto che appunto le commissioni che dovevano scegliere i film da presentare in Europa spesso e volentieri andavano alla ricerca proprio dei film più di cappa e spada, dei film con le geisha, con i samurai, i ronin e quant'altro, proprio perché sembrava e si pensava che fosse, come dire, maggiormente apprezzato dal pubblico e dalla critica cinematografica. Questo altro, come dire, movimento culturale, cioè scegliere solo i film del passato e non scegliere i film del contemporaneo, ha un'implicazione molto chiara e molto forte per quel che riguarda gli studi culturali. Cioè immaginate se di tutta la cinematografia italiana in Giappone avessero deciso di selezionare solo i film ambientati nel Medioevo, ai tempi dei comuni. Per cui tutto il neorealismo che è ambientato nel contemporaneo non veniva selezionato perché era appunto contemporaneo. Poi cosa succede? Succede che la Mostra del Cinema di Venezia ci prende gusto, non sempre, non tutti gli anni, intendiamoci, però l'attenzione nei confronti delle cinematografie asiatiche inizia a diventare, come dire, quasi un segno di riconoscimento, una caratteristica quasi di posizionamento, non dico politico, ma sicuramente critico nei confronti appunto di altri festival che negli anni, nel frattempo, stanno crescendo e in parte stanno creando una competizione significativa nella selezione e nella presentazione dei film appunto nei festival. Ad esempio, sempre negli anni 50, la Mostra del Cinema distribuisce e premia molti film indiani, ma anche qua non i film indiani che generalmente venivano realizzati in India, cioè quelli che noi chiamiamo i film di Bollywood, quelli tutti colorati con le grandi, diciamo, coreografie, storie d'amore e quant'altro, ma film, come dire, molto simili ai film neorealisti italiani, qui inizio già ad aggiungere alcune categorie di selezione e di premiazione dei film asiatici, perché effettivamente raccontavano un'India, come dire, molto, molto più vera da un certo punto di vista, molto più vicina alla quotidianità. E in modo particolare i film di Sajit Rai, L'invito è uno di questi, sono tra i film più apprezzati e più premiati della cinematografia indiana. Gli anni 50 sono soprattutto Giappone e India. Passano un po' di decenni, per la verità, gli anni 60 e 70 sono anni dove l'attenzione soprattutto verso le nuove onde è concentrata in altri paesi, sebbene per esempio in Giappone si facciano film, come dire, violentemente significativi negli anni 60 e 70, ma che sono forse un po' esageratamente, come dire, estremi da essere poi premiati e riconosciuti nella Mostra del Cinema. Dicevo, passano un po' di anni, quindi vedete questo movimento, che è un movimento quasi carsico, no? Con affioramenti improvvisi, grandi mode, grandi momenti di attenzione e poi insabbiamenti, nascondimenti. Nel 1989, un film di Wu Xiaoxian, che si chiama Città Dolente, vince appunto il Leone d'Oro. Wu Xiaoxian è uno dei registi taiwanesi più conosciuti al mondo e che ha anche lui una estetica del realismo molto accentuata, fa film soprattutto nel passato, ma anche più recentemente, oggi un po' meno, faceva e fa film, come dire, molto statici, molto legati, come dire, a un'attenzione quasi etnografica, a tutta una serie di eventi e situazioni che avvenivano negli ambiti soprattutto rurali di Taiwan degli anni 80. E questo film è un film storico che ricostruisce uno dei momenti, diciamo, più drammatici dei conflitti, diciamo, della guerra civile che si viene a creare poi con la conquista, con l'arrivo dei, diciamo, dei cinesi dalla Cina continentale, uno dei momenti appunto più drammatici della storia taiwanese, però guarda caso un altro film ambientato nel passato.
Questo lo riconoscete probabilmente perché è stato uno dei film più conosciuti, più di grande, diciamo, di grande successo del 1991, Lanterne Rosse di Jean Guimont. Lanterne Rosse, quell'anno fu addirittura il quarto film per incassi in Italia, una cosa che non è mai più successa a nessun altro film asiatico. Lanterne Rosse, appunto, vince il Leone d'Argento, non quello d'oro, alla Mostra del Cinema del 91, ma se appunto aveste la possibilità di sfogliare la rassegna stampa, io l'ho fatto per mie ricerche di quegli anni, quasi tutti i commentatori lamentavano il fatto che il vincitore morale, il vincitore, come dire, il film più apprezzabile di tutta quella selezione, fosse appunto Lanterne Rosse, un altro film ambientato nel passato, negli anni 30 della Cina, dove un proprietario terriero, un grande latifondista, un ricco signore, gestisce una sorta di concubinaggio, no? Quattro mogli che si fanno in qualche misura la guerra tra di loro per conquistare o per ottenere attenzioni da questo signore locale. Un po' più contemporaneo, e qui arriviamo al Vietnam, è il film che nel 95 vince il Leone d'Oro di Tran Anh Hung, che è Ciclo, che si pronuncia alla francese. Anche in questo caso la produzione è una produzione, come nel caso di Città Dolente, nel caso di Lanterne Rosse, internazionale, una coproduzione. Questo è un altro aspetto su cui valerebbe la pena soffermarsi, ma non abbiamo tempo e non lo faremo, ma molto spesso i film che vincono sono coprodotti da più paesi e quindi ci hanno in qualche misura dietro, come dire, delle società che hanno interesse a collocare i film in varie, come dire, in varie economie, in vari mercati, non solo e non per forza europei. E poi, andando un po' rapidamente, negli anni ancora successivi ritorna una moda giapponese, soprattutto con i film di Kitano Takeshi. Vince un premio nel 2000 a conclusione di una grande stagione fortunata del cinema iraniano, un film di Jafar Panahi, che è ancora conosciuto come uno dei cineasti, diciamo, più interessanti della seconda new wave iraniana degli anni 90. L'altro grande regista, che però è morto, si chiama Abbas Kiarostami. Nel 2012 vince un film di Kinky Duck che si chiama Pietà, ma Kinky Duck aveva già vinto dei premi secondari, ma comunque una riconoscibilità autoriale grazie a film come Ferro 3 o L'Isola, sempre presentati a Venezia. E infine nel 2016 vince un film di Love Diaz, che è un film particolarmente statico, di nuovo utilizzando una serie di estetiche. Lo stesso si può dire per Pietà di Kinky Duck, in parte lo si può dire anche per il film di Panahi, delle estetiche appunto dove si esalta la dimensione della lentezza. Quasi tutti questi film, uno spettatore normale che va a vedere i film della Marvel o che va a vedere i film Guardo i ragazzi o che va a vedere i film di, non lo so, delle serie TV di Netflix, direbbe sono film lenti e forse direbbe anche qualcosa di peggio. Dunque, vedete che già emergono alcune questioni. Molto rapidamente ve le riassumo qua. Allora, intanto ci sono tantissimi paesi, Vietnam, Corea, Iran, Taiwan. Non ho parlato di Hong Kong perché in realtà Hong Kong non viene premiato dalla Mostra del Cinema di Venezia, ma Wong Kar-wai, per esempio, che è un grande regista di cui si ha, diciamo, quasi una mitologia in Occidente, passa e viene premiato in alcuni festival, tra cui il Festival di Cannes. Per cui ci sono per ogni paese uno, due, tre registi che assumono, come dire, una sorta di funzione da ambasciatore, da portavoce di un'intera cinematografia, di un'intera cultura, perché se voi andate a guardare poi le selezioni troverete che i film selezionati dalla Mostra del Cinema e dagli altri festival, i registi selezionati sono
molto spesso gli stessi. Penso per esempio a Jia Zhangke, che è un regista cinese che nel 2006 ha vinto un altro Leone d'Oro a Venezia, non l'ho messo qua perché non avevo spazio, ma Still Life nel 2006 vince un premio e Jia Zhangke è uno dei registi cinesi, dopo che Zhang Yimou è finito nel dimenticatoio per ragioni che poi adesso se riesco vi spiego, è diventato il portavoce più rappresentativo del cinema cinese. Kiarostami o Panoi, in parte anche, come si chiama, il regista della, quello iraniano che ha vinto a Cannes, Faradi, eh? Faradi che è un altro regista iraniano che aveva presentato Una separazione, forse qua a Venezia, se non ricordo male, che è un altro, diciamo, rappresentante del cinema iraniano. Succede che tante cinematografie molto, come dire, diverse culturalmente, geograficamente, anche da un punto di vista del dinamismo, cioè un conto il cinema filippino, un conto il cinema afghano, un conto il cinema giapponese, un conto il cinema cinese. I film cinesi, per esempio, sono arrivati negli ultimi anni a produrre all'incirca 1.000-1.200 film ogni anno. 1.000-1.200 film ogni anno. Quelli che vengono selezionati nella mostra del cinema o nei festival europei sono 1, 2, 3. E probabilmente sono anche quei 3 o 4 film che non sono prodotti dai cinesi, ma sono prodotti dagli europei con maestranze e registi che arrivano dalla terra, dal paese di mezzo, così viene definito da loro stessi la Cina. Quindi tanti paesi, tante cinematografie rappresentate da singoli portavoce, i quali spesso e volentieri vengono premiati se, invece che raccontare il presente del loro paese, la contemporaneità, ambientano i loro film nel passato. O se, invece che ambientarli nelle città più brulicanti, più simili all'Occidente, più riconoscibili come elementi di vicinanza, no? Dal punto di vista proprio dell'abitudine con cui le macchine, le automobili, le metro, no? Quello che appartiene magari non a Venezia, che noi siamo una città particolare, però che appartiene a Milano, a Roma, quant'altro, non quei film ambientati appunto in quegli spazi di rappresentazione che ricordano e assomigliano ai nostri spazi di vita, ma se sono ambientati nei paesi più lontani, in ambiti rurali, in situazioni fuori dal mondo, fuori dal tempo. Anche questo è un elemento interessante da sondare. Ultimo e non ultimo, non vengono selezionati film che hanno un montaggio molto accentuato dei colori, delle musiche, anche una capacità, diciamo, di acchiappare l'attenzione dello spettatore in termini, come dire, molto solidi, proprio come fossero un film hollywoodiani, film di fantascienza, quello che è, ma vengono prevalentemente selezionati e in alcuni casi premiati film che invece sono considerati dagli stessi critici o studiosi appartenenti a una categoria che si chiama slow cinema, come lo slow food, che è alternativo al junk food, cioè al fast food, che è il cibo, no, più rapido che noi mangiamo, con cui ci alimentiamo perché abbiamo una vita molto caotica. No, c'è una sorta di spazio terzo, protetto, nel quale appunto si mangia lentamente, si prendono determinati cibi e non altri, si seguono determinate filiere e non altre. E dunque, da un certo punto di vista, rappresentano certamente, almeno per quel che riguarda lo slow food, un'accentuazione dell'attenzione per la cultura del cibo. Ma d'altra parte sono anche, diciamo, delle marginalizzazioni in virtù del fatto che, per esempio, per, come dire, finanziarsi lo slow food bisogna avere un buono stipendio, per, come dire, delle dimensioni marginali che non sono, come dire, adatte a tutti e che non rappresentano la norma, non rappresentano l'abitudine. Ci siamo finora? State seguendo? Va bene? Ok. Allora, questo è più o meno quello che è successo, sono successe tante altre cose.
nella storia della mostra del cinema per quel che riguarda il cinema asiatico, però in parte ve le ho già sintetizzate. Ora, quello che vorrei fare in questa seconda parte della mia, diciamo, lezione, del mio intervento, è quello di cercare di lavorare su alcuni aspetti, alcuni dettagli che appartengono alla vita delle pellicole quando attraversano i continenti ed entrano in questa famosa porta dell'Oriente che è Venezia. Cosa succede appunto a questi oggetti nel momento in cui entrano in casa altrui? Cioè, come se noi avessimo un ospite che arriva dal Giappone, entra a casa nostra, noi apriamo la porta, siamo alla porta dell'Oriente, siamo molto ospitali, però ci aspettiamo delle cose, vorremmo che si comportasse in un determinato modo, non accettiamo che faccia delle altre cose perché è nostro ospite, e questi aspetti culturali ci raccontano molto più di noi stessi che non dell'ospite. Ci raccontano molto di più di come noi ospitiamo le persone, quali sono le nostre attese, quali sono i nostri modelli, quali sono le nostre capacità appunto di relazionarci con delle idee altre rispetto all'identità reale o pseudotale che noi possiamo riconoscere a quell'ospite piuttosto che a quell'altro. E di questi ospiti io ho scelto due pellicole perché me ne sono occupato per ricerca, cioè Rashomon e Lanterne Rosse, di cui vi parlerò appunto adesso, e ho cercato di lavorare su, diciamo, le marginalità di questi film, cioè non tanto i film in sé, che in parte già conoscete, quindi probabilmente non serve nemmeno che vi racconti la trama o che vi racconti o vi faccia vedere delle sequenze, vi faccia un'analisi della sequenza. Comunque, se non sapete nulla di Rashomon e di Lanterne Rosse, vi racconterò giusto in dettaglio alcuni elementi orientativi e poi li recupererete, se vorrete, online o nei vostri libri che trovate, che avete a casa o in biblioteca. E di questi film cerco di andare a raccontare insieme a voi alcuni elementi di contorno, proprio perché secondo me, e non solo secondo me, è nel dettaglio, no, che si nasconde, come si diceva, si nasconde il diavolo, nei particolari, cioè è lì che si nasconde in qualche misura la parte interessante che ci consente anche di capire poi elementi più complessi, più ampi, più grossi che non riusciamo a tenere tra le nostre mani proprio perché eccessivamente complessi. Questa dimensione del dettaglio io la definisco, ma non sono io che la definisco così, ma ci sono esimi studiosi prima di me che lo hanno fatto, i paratesti. Cioè i paratesti, Rochenet, che è un narratologo francese molto importante, che è stato forse il più interessato a questi tipi di produzioni culturali, sono quell'insieme di oggetti discorsivi che stanno attorno ai testi e che aiutano i testi ad abitare, diciamo, la cultura di un determinato luogo. Lui si occupava essenzialmente di libri, di romanzi, e per i romanzi i paratesti sono le copertine, la quarta di copertina, adesso si potrebbe dire i siti internet, oppure i festival di letteratura. Possono essere, diciamo, i comunicati stampa dell'editore, possono essere tutti quegli aspetti che da un certo punto di vista preparano a una certa fruizione, cioè aiutano il lettore a predisporsi meglio per ricevere quel determinato oggetto culturale che è un libro o un film o un'opera teatrale. Adesso non vi leggo le citazioni, ma le potete leggere da voi. Ma non solo aiuta a orientarsi e a indirizzare, diciamo, la ricezione di un lettore o di uno spettatore, i paratesti da un certo punto di vista influenzano, condizionano, definiscono e in qualche misura, diciamo, restringono questo, come dire, questo spazio di percorribilità che un oggetto culturale ha, proprio perché
aiutano, per esempio, adesso guardo Michele, quando noi andiamo alla Mostra del Cinema, spesso e volentieri dobbiamo scrivere in 3 minuti una recensione per il giornale, cosa facciamo? Prendiamo il comunicato stampa, lo leggiamo rapidamente, copiamo, se non copiamo, comunque diciamo, ci ispiriamo a quel comunicato stampa per magari raccontare la trama o indicare qualche elemento di curiosità, aneddotico, che può essere legato al regista, all'attore o quant'altro. Ecco, quel comunicato stampa che ci serve come documento per scrivere la nostra recensione condiziona la nostra recensione, cioè decide al posto nostro o comunque ci condiziona, per esempio nel momento in cui faccio una sinossi, di dare enfasi a quel determinato passaggio piuttosto che all'altro, no? Di decidere che ciò che è importante di Lanterne Rosse è la presenza di 4 concubine, invece, o di 4 mogli, invece che di dare attenzione alla, non lo so, all'ambientazione storica o geografica della Cina. Quindi i paratesti, tutti, e sono tanti, nella società della comunicazione sono sempre di più. Voi quando entrate in un sito internet e aprite una pagina, avete più paratesti dei testi. E sono paratesti che spesso non parlano nemmeno più dei testi, ma vi fanno la promozione per altri testi, cioè per altri oggetti da cliccare e da navigare, per cui diventa ancora più complicato. Bene, tutte questi elementi, a partire da comunicati stampa, le locandine, le foto di scena, le interviste dei registi, tutta una serie di questioni, di discorsi che vengono messi in atto, in scena, nel momento in cui vengono distribuiti o presentati i film, ci condizionano e condizionano il modo di fruizione del film, ma contemporaneamente ci indicano che quella porta spalancata che noi abbiamo di Venezia, dell'Oriente, in realtà è una porticina molto piccola. Cioè non è una porta enorme, questa idea dell'accoglienza assoluta non è così, almeno nella maggior parte dei casi. Invece, semmai, una piccola porta nella quale bisogna far entrare, come dire, il nostro ospite, anche se è un ospite più grosso e più grasso della porta stessa. Ogni scrittore si crea i suoi precursori, diceva Borges. Qui andiamo avanti, veloce perché non ho tempo. Queste sono alcune delle conseguenze che le immersioni testuali hanno appunto a partire dai paratesti, ma questa è una cosa che è troppo accademica, ve la risparmio. Allora, adesso vi faccio vedere alcuni documenti delle cartelle stampa e delle locandine e quant'altro di Rashomon nel 51, quando viene presentato sia alla Mostra del Cinema, poi successivamente per ottenere i premi, al premio per il miglior film straniero, l'Oscar per il miglior film straniero, ci sono alcuni paratesti che contribuiscono a costruire una certa idea del film. Per esempio, guardate appunto il modo con cui vengono collocate i fotogrammi dei personaggi all'interno di questa locandina, no? L'idea, per esempio, di questi quadrati, che non sono questi rombi irregolari, forse non è così casuale, perché arriva un film irregolare, arriva un film che ha uno sguardo e ha un modo di guardare il mondo a cui non siamo abituati. La costruzione di questa locandina, anche lo spazio naturalmente che ha l'Oscar, no, in primo piano, Academy Award, quindi dice ben chiaro qual è il contenuto che ci contribuisce, che contribuisce agli spettatori ad andare a vedere il film, almeno negli Stati Uniti, rappresenta una chiara indicazione. E viceversa, le immagini, se le riconoscete, sono immagini che già ci fanno capire che quel film che noi non riconoscevamo nella locandina giapponese ora ci appare più familiare. Toshio Mifune, per esempio, no? Nella parte centrale nel riquadro, nel frame centrale di questa cartella stampa, è molto più riconoscibile di prima. Vedete,
si dice che ha vinto, che ha ottenuto un premio importante, ma come dire, ciò che emergono sono soprattutto gli uomini e le donne bianche. Questo non abbiamo tempo. Questi sono, come dire, delle foto di scena che sono state realizzate, non delle foto di scena, delle foto successive che sono state realizzate da un fotografo americano che è andato negli Stati Uniti e che ha richiesto agli attori di rimettersi e di rivestirsi con gli stessi costumi che avevano durante il film per imitare e riprodurre determinate scene, determinate pose, no? Vedete la donna in ginocchio, l'uomo in alto, i due uomini che combattono, la donna che si abbraccia. Non ve l'ho detto, allora Rashomon racconta la storia di un omicidio, un samurai viene ucciso all'interno di un bosco, in una foresta, non si sa chi è a uccidere questo samurai, probabilmente è stato un bandito, ma non si sa, c'è un processo dove arrivano i testimoni e dove arrivano gli stessi protagonisti di questa vicenda, cioè il bandito, la moglie del samurai ucciso e anche il samurai ucciso attraverso un medium, che raccontano la loro versione dei fatti. Questa versione dei fatti non coincide, anzi è decisamente antipodale l'una dall'altra. Molti, gli stessi protagonisti si accusano di essere colpevoli, di essere responsabili della morte dell'uomo e dunque non si sa bene qual è la ragione per cui, cioè chi è stato veramente l'assassino di questo dramma. Andiamo rapidamente. Il trailer, vediamo se parte, ma credo di no. O sì. Facciamo così. Allora, vi faccio vedere la prima sequenza di Rashomon e poi vi leggo alcuni brani tratti dalle critiche cinematografiche di quel periodo. Questa è Gong Li. Questo è il mio. Questo è l'inizio di Rashomon. Dove stai? Non lo vorrei nemmeno. いや、物知りでなだかい清水寺の公認商人でも、おそらくこんな不思議な話はご存じあるまい。へえ。じゃあお前さんもその不思議な話というのを知ってるのか。あの人と二人で、この目で見、 この耳で聞いてきたばかりだ。どこで？ケビ石の庭でだ。ケビ石？人が一人殺されたんだ。なんで？人の一人や二人。この羅生門の牢の上上がってみろ。一人での内視鏡がいつやもいつでも転がってら。そうだ。戦、地震、 辻風、火事、飢饉、絵網、来る年も来る年も災いばかりだ。その上盗賊の群れが津波のように荒らし回らぬ夜はない。わしもこの目で虫けらのように死んだり殺されたりしていく人をどのくらい見たかわからん。しかし、 今日のような恐ろしい話は初めてだ。
恐ろしい話だ。今日という今日は人の心が信じられなくなりそうだ。これは盗賊よりも恨みよりも飢饉や火事や戦よりも恐ろしい。もしもし坊さん、説教はたくさんだ。何やら面白そうな話だから雨宿りの暇つぶしに聞いたまでだ。退屈なへりくつを聞くぐらいなら黙って雨の音を聞いてるよ。聞いてくれ。これはどうしたことか教えてくれ。わしにはさっぱりわからないんだ。その三人が、三人とも。どの三人だ。これから話すのその三人のことなんだ。まあ落ち着け。落ち着いてゆっくり話せ。この雨はまだなかなか上がりそうもね。私は山へ滝を切りに行った。La scena, la sequenza più bella, una delle sequenze più belle, che è quella che sta per iniziare, cioè la camminata del boscaiolo in questa foresta e il ritrovamento del cadavere, come dire, ve la lancio come spot per una visione completa del film. Questo è solo l'inizio, nella quale si presentano alcuni dei personaggi e non i protagonisti, cioè sono tre testimoni: un boscaiolo che ritrova il cadavere del samurai, un prete, un monaco che aveva visto la coppia del samurai con la moglie poco prima della morte dell'uomo, e questo viandante che ha questo obiettivo, no, di essere una specie di doppio intradigetico dello spettatore, uno sconosciuto che non sa ancora nulla e che si fa raccontare, no, quello che avviene. Poi succede che in realtà questo gioco del numero 3 si ripeterà in maniera quasi ossessiva nel corso del film, perché ci sono appunto tre testimoni o tre, diciamo, protagonisti del presente, che è quello sotto il portale di Rascio. Rashomon significa portale di Rascio, ed era un portale d'ingresso della città di Kyoto, riconosciuto come uno dei luoghi, diciamo, di più importanti della città, e che avete visto in una condizione di sfacimento, perché quindi racconta di un Giappone quasi bombardato. E siamo nel 51, la fine della Seconda Guerra Mondiale non era molto lontana. Dicevo, ci sono questi tre personaggi che si raccontano questa storia nel presente, ci sono i tre protagonisti che insieme ai testimoni partecipano a questo processo nel passato prossimo, tre giorni prima. C'è questo processo nel quale vengono sentiti e interrogati i testimoni e gli stessi soliti sospetti, per usare il termine di un altro film, e poi c'è un passato remoto che è l'evento che si è verificato all'interno del bosco e che viene raccontato in tre modi diversi, anzi in quattro modi diversi, perché anche il boscaiolo si scoprirà essere non tanto un testimone ma essere un personaggio partecipe, e che quindi racconterà la sua versione dei fatti. Alla fine di tutto questo film non si capirà esattamente con certezza quale delle versioni è quella reale, anche se si suppone che l'ultima sia più reale, più veritiera, più verosimile delle altre.
Dunque, quando i critici cinematografici si vedono recapitare questo film, si sorprendono per una, come dire, capacità di costruzione della narrazione particolarmente complessa, no? Fondata su flashback nei flashback, versioni che cambiavano da un passaggio all'altro, quindi ripetizione delle stesse situazioni, ma con delle tonalità, delle sfumature in alcuni casi molto diverse. E dunque, quando si trovano costretti per lavoro, quindi una bella costrizione, a commentare questo film, ecco che iniziano tutta una serie di malintesi, tutta una serie di ipotesi, tutta una serie di dimensioni interpretative che sono assolutamente interessanti, almeno per me, poi spero che lo siano anche per voi. Questo magari lo recupero dopo. Nel 51, allora, vi leggo molto rapidamente cosa scrivono alcuni critici. È sbalorditivo quanto di poco orientale, quanto invece di civiltà latina e greca vi sia nel film. Il fatto che sia stato premiato in ogni paese è molto dovuto alla facilità di essere compreso dai popoli occidentali. Quindi questo è un film giapponese, però in realtà è come se avessimo visto l'Odissea, o comunque un classico della letteratura latina e greca. Dice un anonimo critico che scrive su Intermezzo nel 52. Ciò che mi sembra importante notare a proposito di Rashomon è che il suo contenuto spirituale e l'indagine psicologica dei personaggi non sono affatto tanto lontani dalla nostra mentalità europea. Ognuno potrà infatti rendersi conto delle analogie esistenti circa la relatività delle cose, e senza pensare solo al nostro Pirandello, ma intanto ci pensa, così come ognuno potrà ritrovare motivi e spunti stranamente simili a certi ritratti, magari teatralmente esasperati, appartenenti alla nostra letteratura anche modernissima. In questa pellicola che molti aspettavano primitiva e violenta, tanto che sarei spinto a considerarla come un equivalente dell'odierno esistenzialismo, dice Berger nel 51. Quindi vedete, no? Un film che io mi aspettavo, un film primitivo, mi aspettavo un film, diciamo, noioso, mi aspettavo un film come dire, violento, perché dall'estremo oriente c'è l'estrema violenza, e invece, guardate un po', mi ritrovo un film che mi ricorda Pirandello. Il crollo del mondo spirituale tradizionale del Giappone, paese primitivo, Iacchia continua a ripetere, no, questa idea del primitivo, il Giappone è un paese primitivo, ha provocato, pur in un intellettuale moderno come Kurosawa, scritto con la C proprio nel testo, una reazione mistica. Vado veloce perché sennò poi non c'è tempo per arrivare all'altro caso studio. Abbiamo 20 minuti, giusto? Ok, più o meno. Non conosco il giapponese, questo è della Roche, un francese che assiste alla proiezione del 51, dice: non conosco il giapponese, capisco poco i sottotitoli italiani, quindi chissà che cosa avrà capito di tutti i dialoghi di questo personaggio. No, dove vai? Ma... ecco, quindi non conosco il giapponese, capisco poco i sottotitoli italiani, ma per me Rashomon è l'esempio supremo del vero film sonoro. Te credo, l'ho ascoltato la musica probabilmente, però è riuscito comunque a creare, no, una critica, un'interpretazione. Il cinema giapponese non vanta una tradizione importante. Le sue opere, eccezione fatta per La terra di Uchida, che era stato presentato nel 1939 alla Mostra del Cinema, non hanno fino ad oggi suscitato un interesse che andasse oltre una benevola curiosità per l'uso quasi sempre primitivo ed ingenuo dei mezzi espressivi. Gelli, 52. Quindi Gelli cosa dice? Ma il cinema giapponese non era un granché. Quello che abbiamo visto noi è giusto, sì, curiosità, giusto per fare un po', no? Un po' colore, ma niente di interessante. Peccato che nel cinema giapponese degli anni 20 e 30, il buon Gelli non lo poteva sapere, è, come dire, una delle cinematografie più sperimentali, più interessanti che esistono nella storia del cinema mondiale. Noel Birch, per esempio, parla appunto, che è un critico cinematografico franco-inglese, parla appunto dell'età d'oro del cinema negli anni 30, anni 20 e 30, quindi precedentemente a Kurosawa.
altri brani. Finora era soprattutto la diversità della mentalità orientale che, riflettendosi sull'espressione concreta dell'opera, impediva alle pellicole giapponesi di essere comprese appieno in Occidente. Fin cinema troppo astruso, troppo complicato, troppo altro, non funziona. Rashomon ha evitato questo scoglio affrontando un tema più vicino al nostro spirito, anche se da noi già trattato in un certo modo superato, quindi è vicino alle cose che ci occupiamo noi, ma noi l'abbiamo già fatto, sta roba, per cui arriva un po' tardi, però arriva, quindi glielo concediamo, e rivestendolo dell'attraente forma di un dramma poliziesco. Quindi di nuovo, no, c'è questa idea, no? Primitivo, non primitivo, altro, non altro, le cose nostre su cui noi ci siamo già dibattuti, la dimensione psicologica che però di solito non c'era nel cinema asiatico giapponese. Non è forse il giapponese, dice Santarelli, tanto eclettico e ricettivo da assimilare usi e costumi europei in tutte le sue manifestazioni di vita pubblica e di potenza industriale, senza peraltro che si possa dire mutato nell'intima sostanza spirituale che ne fa un nucleo finora inattaccabile ad ogni penetrazione esterna? L'apporto occidentale è ampio, ma limitato alla forma più che alla forma alla tecnica. Il contenuto, lo spirito che dà vita al film è giapponese, semplicemente. Qui abbiamo una versione un po' diversa, però sempre, no, questo paragonare Occidente-Oriente, dicendo questo film sì è giapponese, però usa la nostra tecnica. È bello, interessante, perché prende spunto. È vero che i giapponesi sono bravi a imitarci, c'è anche questa idea, no, secondo cui una serie di costumi, una serie di modi di vivere, eccetera, dei giapponesi sono presi dall'Occidente e, come dire, portati all'estremità. Pensate, no, all'idea che noi abbiamo degli impiegati, no, che sono come i nostri, ma sono di più, su poveracci, perché lavorano 15-20 ore al giorno e vivono, no, in questi piccoli spazi, almeno nell'immaginario collettivo. Vado veloce. Quando riscontriamo degli elementi familiari del teatro Kabuki, quando ammettiamo le occasionali lentezze della regia, le qualità leggermente monotone della prostrazione della moglie, Harrington non gli è piaciuto tanto, devo dire, noi dobbiamo concedere che qui siamo in presenza di un lavoro artistico genuinamente originale, uno di quegli esempi che potrebbero arricchire le tecniche del cinema occidentale. Qui è il contrario, però c'è sempre, no? Le tecniche. Noi potremmo forse addirittura imparare qualcosa di più. E devo dire che Harrington ha ragione, perché diciamo, questa forma di racconto dello stesso evento da più punti di vista, che era presente anche nella letteratura europea e non solo, era abbastanza scarso di ricorrenze nel cinema, diciamo, europeo precedentemente a Rashomon. Subito dopo Rashomon invece questo meccanismo si moltiplicherà in molti film, in alcune serie TV, in molte animazioni, film di animazione, cartoni animati e quant'altro, tanto che si chiamerà effetto Rashomon proprio per questo. Vado veloce dicendovi, concludendovi appunto questa parte qua, relativamente a un testo di Said che è molto famoso, che si intitola Orientalismo, negli anni 70, dove Said diceva che cosa? L'inserimento di distinzioni usate per enfatizzare la reciproca estraneità di culture e nazioni ha propositi in genere tutt'altro che ammirevoli. Quando le categorie come quelle di occidentale e orientale sono nello stesso tempo il punto di partenza e quello di arrivo di analisi, ricerche, indirizzi politici, la conseguenza è di solito una polarizzazione dell'esperienza. Ciò che è occidentale diventa ancora più occidentale, ciò che è orientale diventa ancora più orientale. Dunque vedete, poi ce ne sarebbero altri, non ho tempo, mi sono perso tanto nel parlarvi nella parte precedente della lezione, però ci sono tantissimi elementi per cui, come dire, queste distinzioni, queste separazioni, Pirandello, la cultura greca, latina, noi possiamo usare le tecniche loro, no, loro possono insegnare le nostre, eccetera, servono, come dire, per polarizzare e dunque per cristallizzare le posizioni, no? Per cui il primitivo, il lontano, l'esotico, l'altro, il passato, la temporale resta orientale, cioè giapponese, mentre invece il contemporaneo, le tecniche, Pirandello, la cultura alta e quant'altro sono di nostra
pertinenza. Qua ci sono tre elementi che rimandano all'uso, al come i paratesti in realtà modificano le storie ricettive non solo dei film ma anche della cultura attorno. In alcuni casi ci sono dei riferimenti a cose che avverranno, per esempio Griffith parla, diceva appunto che il film sembrava un film muto e in alcune dichiarazioni di Rashomon c'è effettivamente questa idea, probabilmente, scusate, di Kurosawa, c'è questa idea, probabilmente Kurosawa avrà preso spunto da questa idea. Alcuni parlano dei film che ricordano i film di Shakespeare e il buon Kurosawa poi si metterà a fare film ambientati ispirati per esempio al Macbeth di Shakespeare e via discorrendo. Questo è troppo veloce, ecco qua. Allora, e viceversa invece vorrei parlarvi ancora 10 minuti, un quarto d'ora, dell'altro caso di studio che secondo me è altrettanto interessante, che è Lanterne Rosse. Lanterne Rosse invece vorrei farvi vedere un po' come funzionano non solo le critiche cinematografiche, ma appunto le immagini, la dimensione iconografica che passa attraverso determinate locandine, determinati poster, determinate fotografie e anche determinati modi di commentare, di glossare queste fotografie. Vogliamo far vedere un breve brano di Lanterne Rosse, così avete... Io qua non so... di ogni donna. Vi faccio vedere la scena, forse quella più famosa. Eccola qua. Allora, vi racconto rapidissimamente la trama del film. Racconta la storia di Song Lian, la quarta moglie di questo proprietario, diciamo, questo ricco latifondista cinese. La ragazza è molto giovane, ha abbandonato gli studi universitari perché la famiglia ha bisogno di soldi essenzialmente, quindi la madre accetta la proposta di matrimonio che viene recapitata per questa giovane e bellissima figlia. Nel momento in cui la ragazza entra in questa specie di microcosmo sociale, tutto legato attorno, no, a questo spazio fatto di cortili e appartamenti dove le quattro mogli vivono, si inizia a creare tutto un meccanismo conflittuale tra queste donne e altri personaggi attorno. Diciamo, il punto nodale più importante del film sono appunto le cosiddette lanterne rosse, che sono quelle lanterne che vengono accese nel cortile della moglie che viene scelta dal marito, dall'uomo, per passare la notte e quindi dunque avere relazioni sessuali con questa donna. Per cui quando il marito sceglie alla sera con chi dormire, tutti i servitori vanno ad accendere le lanterne rosse nel cortile e nell'appartamento della donna scelta e le altre tre naturalmente, come dire, non sono molto contente. Dunque questa ritualità che si viene a creare segna, diciamo, anche figurativamente, visivamente, tutto il film o gran parte del film. Questa è la prima notte di nozze che passa il marito con la giovane quarta concubina. Congratulazioni, padrone, per il suo matrimonio. Com'è stato il massaggio ai piedi? I piedi per una donna sono molto importanti. Quando stanno bene, lei è in salute. E serve meglio il suo uomo. Prendi quella lanterna. Sì, quella. Più in alto.
Alza la testa. Le ragazze istruite sono diverse. Adesso spogliati e vai a letto. Spegni le luci. Come? Ci sono tutte queste lanterne proprio per vederci. Così mi piace. La terza signora è malata. Vuole che vada da lei. Sono a letto. Sta malissimo. Ha detto che deve andare da lei. Ne parliamo domani. Se succede qualcosa di grave, la signora ci punirà. Al diavolo! Che cosa l'hai preso? Vabbè, va bene così. Devo andare a vedere. Devo farvi vedere un'altra inquadratura, ma è... Devo andare a vedere. È complicato e poi manca poco tempo, quindi non vi voglio tediare oltre. Rapidamente, allora, questo film ottiene, come vi dicevo, un grandissimo successo, vince il Leone d'Argento, poi prenderà ulteriori premi. Cosa succede? Succede che improvvisamente si scopre un nuovo autore, appunto Zhang Yimou, che aveva già realizzato alcuni film, in modo particolare un altro film che si intitolava Sorgo Rosso, guarda caso, e che aveva vinto un premio non importantissimo ma abbastanza prestigioso al Festival di Berlino, ma che non era passato, non era stato distribuito in Italia. La locandina che vedete alla vostra sinistra è quella originale, quella cinese, mentre invece le altre locandine sono quelle inglesi, americane e francesi. Allora già potete vedere come da un punto di vista dei colori, no, e dell'immaginario, no, c'è una certa differenza, no? Da una parte certo c'è la lampada, no? Ma c'è anche, come dire, la protagonista che viene messa in primo piano. Nella seconda inquadratura invece abbiamo una, quasi sembra una bambina, una adolescente che viene inserita in un letto, no? Quasi come ci fosse l'idea, no? Delle spose bambine, no? Che a 13-14 anni vengono lasciate da sole. In questa distanza dell'inquadratura, come dire, sottolinea, no? Questa fragilità che viene, come dire, veicolata attraverso questa immagine, con il rosso che diventa evidentemente un elemento performativo forte. E la stessa cosa, anche se in maniera un po' meno evidente, avviene nella locandina francese. Ora, il film dovrebbe essere, e le modalità con cui è stato raccontato in realtà dovrebbero confermare, una grande, diciamo, denuncia del maltrattamento e della società patriarcale che, come dire, sfrutta, condiziona, no? E discrimina, no? La condizione delle donne e delle ragazze rispetto a quella degli uomini, essenzialmente. A maggior ragione in una situazione microsociale, come dire, isolata, nella quale appunto c'è un dominante che è questo signore, che non viene tra l'altro mai ripreso in primo piano, quindi non lo vediamo nemmeno,
e queste donne che in qualche misura vengono sfruttate, usate, alcune delle quali poi finiranno anche non proprio benissimo nel corso del film. Dunque c'è questa dimensione fortemente, come dire, culturalmente molto e anche diciamo socialmente politicamente chiara, che però passa attraverso una serie di fascinazioni visive che studiose femministe come Laura Mulvey o altre avrebbero definito, come dire, fortemente condizionate dallo sguardo maschile del regista, che era un uomo. Per cui il primo piano della ragazza, il modo con cui viene ripresa, tutta questa coreografia costruita con dei volumi, con delle geometrie molto, molto, molto strutturate, servono in qualche misura a accentuare lo sguardo desiderante dell'uomo nei confronti di questa ragazza e della donna. Quindi c'è una certa contraddizione tra quello che si dice e i messaggi che passano attraverso tutta una serie di logiche, sia interne al film, sia esterne al film. E il colore rosso, da questo punto di vista, è fondamentale. Perché il colore rosso che cosa ci dice? Il colore rosso rimanda, no, ai film porno, a film a luci rosse. E quindi c'è una dimensione sessuale molto chiara, molto forte. Infatti si vedono i letti di questa ragazza, non si vede quando è in un'altra fase della storia. Poi richiama le lanterne rosse dei ristoranti cinesi. E quindi ci richiama una dimensione, diciamo, culturalmente riconoscibile e riconducibile a un determinato tipo di esperienza, che di nuovo è una dimensione, di solito il ristorante cinese nella nostra abitudine è riconducibile come un cibo poco pregiato, no? È vero che ci sono le eccezioni, nel frattempo sono cambiate tante cose, però tendenzialmente se io vado al cinese perché voglio pagare poco, mangiare magari cose sì, buone, un po' strane, ma certo non sono le lasagne della nonna o le polpette del papà. Per cui c'è, come dire, anche una dimensione, no, di esotizzazione, di spostare oltre. Però poi fanno anche gran successo le lanterne rosse, cioè questa idea del rosso associato a questa ragazza funziona così tanto che da quel momento in avanti tutti i film di Zhang Yimou, almeno per alcuni anni, anche se non c'entrano niente con il sesso, con la dimensione del cibo, con la dimensione dell'esibizione appunto di una storia patriarcale o quant'altro, vengono ripresentate attraverso dei leitmotiv molto evidenti, appunto relativi al colore rosso. Pensate, Sorgo Rosso, che era un film che aveva rosso nel titolo, anche nel titolo originale e nel titolo internazionale, Red Sorghum, non è una locandina, come dire, che ha il rosso come dominante, anzi ha il nero come dominante, sebbene appunto il sorgo abbia una sua efficacia. Lanterne Rosse, che non è il secondo film di Zhang Yimou, ma è il terzo film di Zhang Yimou, ne aveva fatto uno prima che Judo, non si intitolava Lanterne Rosse, ma si intitolava Spose Concubine, cioè il titolo, la traduzione letterale del libro e poi del film cinese è Spose Concubine, nell'italiano invece diventa Lanterne Rosse, e questo rosso diventa, come dire, dominante anche nei film successivi di Zhang Yimou, quindi Judo, La storia di Chuju, Vivere, che vincerà un premio a Cannes, Shanghai, La triade di Shanghai, Keep Cool, La strada verso casa e Non uno di meno vincerà un Leone d'Oro a Venezia nel 99, se non ricordo male, La locanda della felicità. Quindi vedete come certe abitudini, certe organizzazioni culturali, certe fascinazioni passano, no, anche attraverso tutta una serie di contenuti che improvvisamente però spariscono. Perché? Perché il buon Zhang Yimou nel 2006 ha la sventura di organizzare la coreografia delle Olimpiadi di Pechino. Allora, siccome nella nostra narrazione la Cina è un paese, diciamo, e lo è effettivamente, un regime dispotico, monocolore, che di fatto ha tutta una serie di, come dire, elementi di criticità a partire dall'assenza di democrazia, che quindi vediamo tendenzialmente come negativo,
nel momento in cui il nostro regista, invece che presentarsi come un peroratore delle, diciamo, dei valori occidentali, a partire dall'eguaglianza di genere, dalla lotta al patriarcato, da tutta una serie di battaglie che sono anche battaglie politiche forti che noi ogni tanto ci dimentichiamo, ma ogni tanto cerchiamo di portare avanti, nel momento in cui diventa il rappresentante del governo e della grandezza del governo cinese, mettendo in coreografia le Olimpiadi di Pechino, ecco che i suoi film, un po' prima e un po' dopo, diventano improvvisamente neri, grigi. La foresta dei pugnali volanti è verde, Shadow è grigio, nero, e lo stesso The Great Wall, che sono film che hanno un minimo successo e vengono anche proiettati e presentati in Occidente, ma vedete che anche da un punto di vista dei colori e delle colorazioni le cose per volta cambiano. E ora, mentre vi saluto, mi accorgo che attorno a noi ci sono drappi rossi, sedie rosse e questa scrivania rossa, e quindi chissà, forse anche noi dovremo cambiare un po', diciamo, gli abiti. Grazie per la vostra attenzione e la pazienza. Grazie al professor Dalla Gassa, grazie. Come sempre, se avete qualche domanda, il momento c'è. Eccolo qui, prego. Ma le locandine sono scelte in genere dalle società di distribuzione dei film, non sono scelte dai registi, a meno che non siano all'interno della distribuzione nel proprio paese. In questo caso sono tutte locandine italiane, quindi sono i produttori italiani che, ovviamente cercando di recuperare la fortuna ottenuta da Lanterne Rosse, cercano di riprodurre l'idea che si fa un altro Lanterne Rosse, anche se non, il film non parla di quella storia, ma di altre. Prego, prego. Qualche altra curiosità? Come ho visto poi, anche il cinema cinese poi ha avuto una fortuna molto più recente rispetto a altre cinematografie, no? Forse anche perché prima aveva esce come dire, al di fuori dei propri confini, quando la situazione anche economica diventa diversa, probabilmente. Sì, allora il discorso sarebbe molto lungo e molto complesso. Il cinema cinese di fatto è chiuso nel periodo maoista anche per evidenti ragioni interne, è chiuso alla distribuzione internazionale, e poi essenzialmente i film sono dei film, come dire, di propaganda, molto costruiti, quindi molto lontani dalle nostre abitudini di visione. A partire da Deng Xiaoping, quindi dai primi anni Ottanta, emerge quella che viene poi definita dagli storici la quinta generazione, che è una generazione di cineasti che si forma durante la rivoluzione culturale, ma poi, come dire, accede, grazie all'apertura di Deng Xiaoping ai mercati, quindi ai mercati anche occidentali, a tutta una serie di pellicole, di film che non sono solo cinesi, e quindi anche nei modi e nelle forme, proprio come Rashomon sembrava occidentale, anche Zhang Yimou, Chen Kai-go, altri registi, Tian Juanjuan, che non vi dirà nulla in questo momento, ma non importa, sono cineasti della quinta generazione che ottengono attenzione proprio perché vengono presentati come i primi registi che in qualche misura si oppongono a un'idea esclusivamente, diciamo, politico di propaganda del cinema cinese. Ancora di più succederà per alcuni registi come Jia Zhangke, Wang Xiaoshuai, di cui posso fare uno spot. Domani proiettiamo un film cinese al Teatro Santa Marta, all'interno di un programma cafoscarino, che è realizzato da Wang Xiaoshuai, che è un altro regista cinese. Il film si chiama Chinese Portrait, non ci avevo pensato di questa liaison. Se volete venire, l'ingresso è gratuito, la proiezione è alle 7, c'è un intervento anche alla fine del regista, che è uno dei registi che nascono, cioè che crescono, che emergono invece dopo Piazza Tiananmen, quindi dopo i fatti dell'89, e che in parte renderanno un po' più paludati i registi della quinta generazione, tra cui anche Zhang Yimou, ed è una delle ragioni per cui a un certo punto Zhang Yimou
perde appealing per i festival e per diciamo, il mercato del cinema d'autore europeo. Ecco, con questo spot, per l'iniziativa di Cafosc di domani sera, credo che possiamo concludere. Vi ringraziamo e vi diciamo, appunto, come vi dicevo prima, questi incontri verranno poi postati nel canale YouTube dell'Ateneo Veneto e quindi li potete trovare lì. E grazie a tutti e arrivederci all'anno prossimo.